ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Sono ragazzi disabili, lavorano in un birrificio di Crevaltore nel Bolognese, creato da una cooperativa sociale. Visitiamolo con Anna Maria Cremonini. Stanno già preparando le confezioni di Natale della loro birra, ancora più richiesta ora che è stata consacrata una tra le migliori dell'anno e salita sul podio, medaglia d'argento nel concorso indetto dall'Unione Italiana Birrai. A produrla, a seguirla in tutte le sue fasi di realizzazione nel birrificio Vecchia Orsa di Crevalcore, Bassa Bolognese, i ragazzi diversamente abili della cooperativa sociale Fattoriabilità. L'obiettivo della cooperativa è quello di creare un ambiente in cui poter inserire diverse persone all'interno di un processo lavorativo e renderli protagonisti essi stessi di quello che andremo poi a creare. Sono 7 ragazzi che lavorano qui a turno, oggi ci sono Mimmo, Roberta e Valerio. Quanto tempo lavori qui? Un anno. Ti piace questo lavoro? Benissimo. Benissimo. I colleghi di lavoro come sono? Simpatici. Che cosa ti piace di questo lavoro? L'ambiente. Come è fatto l'ambiente? Si produce una birra di qualità. Assolutamente genuina. Le materie che utilizziamo non contengono OGM e la gasatura addirittura viene fatta utilizzando una piccola aggiunta di zucchero all'interno della bottiglia. Quindi anidride carbonica completamente naturale generata dal lievito. È l'ultimo in ordine di tempo il riconoscimento dell'Unione Birrai. Prima ne erano arrivati altri, tra i quali quelli di Slow Food. Per noi non era solo lo scopo di fare un laboratorio, era anche di creare qualcosa qualitativamente buono e anche i ragazzi che avessero soddisfazione nel portarlo. Insomma, quando a noi ci interessa molto che quando ci siano le fiere anche loro dicono: questa è la mia birra. Lo sport, calcio in primo